Ragazzi, uno spettacolo oggi al Mugello, meno male che il tempo ha tenuto, eh. Ma la doppietta italiana, anzi la tripletta, perché Bagnaia, Bassanini, Ducati, è una tripletta, un gran premio molto bello, con tanta gente, fortunatamente, il Mugello è rinato, e direi che Pecco ha vinto alla grande come doveva vincere, è partito in testa, è arrivato in testa, Martin ha cercato di stargli accanto, ma devo dire che ci sono 5 piloti che sono superiori agli altri, e sono Bagnaia, Bassanini, Martin, Marc Marquez e Pedro Acosta, che per essere un rookie ha fatto vedere delle cose fantastiche. Direi che sono i 5 che domineranno, secondo me, il futuro dei mondiali. È stato, penso che la chicca del Gran Premio sia stato il sorpasso di Enea a Martin alla fine. Ha guadagnato mezzo secondo in un giro, un Bassanini non rinato, però fa vedere quello che è un Marquez che in casa, diciamo fuori casa, perché Mugello per lui è fuori casa, ha fatto vedere di essere comunque un pilota che il mondiale se lo giocherà ancora in futuro. Aspettiamo anche Pedro Acosta, evidentemente, che essendo un rookie qualche problemino ce l'ha sicuramente, però sta facendo vedere che la KTM è una moto tutto sommato molto competitiva. È un po' di delusione da parte di Aprilia nella gara di casa, non ha fatto un granché, diciamo forse un Alex Espargaro un po' scarico che decide di non correre, un Vignale un po' spento sempre con quel problema di partenza che è importantissimo, deve tirare fuori tutto e andare elevarsi questo problema. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più anche da Yamaha, però devo dire Morbidelli che oggi ha fatto vedere che è sulla strada del ritorno, certo una pista che lui piace, però ha fatto vedere, ha fatto delle belle battaglie. E adesso è un mondiale che ci sarebbero teoricamente 2 piloti che se la giocano, però secondo me la allargherei a 4, ci sono tante gare. Da Bagnaia a Martin, a Marc Marquez, a Bassanini, forse gli altri non sono ancora a livello di giocarsi questo campionato, però un bellissimo campionato, l'arrivo di Marquez ha rivitalizzato anche un po' tutto quanto e direi che comunque la Ducati onestamente continua a parlare di moto che si avvicinano, però alla fine si va a vedere i podi, la maggior parte sempre Ducati, per non dire i primi 4. Quindi il dominio continua dei Ducati. È chiaro che gli altri devono lavorare parecchio, meno male che ci sono le concessioni che possono permettere perlomeno alle altre case di avvicinarsi un po', però è molto dura battere la Ducati. Ragazzi, davano acqua oggi, eh? Invece il tempo ha tenuto. Tenuto come tiene sempre il prosecco, perché il prosecco quando ne bevi un po' ti dà una carica, lo prendi anche alla mattina a colazione e ti dà già la carica, poi quando sei stanco ancora più alla carica, te ne dà ancora di più. Infatti io in questo momento mi sento come aver fatto rifornimento, una cosa meravigliosa. Però ricordatevi sempre, consapevolmente ragazzi, specialmente qua dove ci sono queste moto, questi spettatori, chiamiamo pane e salame, no? Perché noi siamo il vero motociclista, beve prosecco, è inutile che siamo, quando arriva a casa, bottiglietta, la stappa, bicchierino, un prosecco e la vita è più bella. Cin cin ragazzi.